Allora, mister Caputo, un po' di amarezza, era la prima partita di campionato di fronte al pubblico in questo nuovo campione di Serie D, e purtroppo è iniziata male, una sconfitta, partita sicuramente condizionata dall'espulsione dopo 4 minuti. Pensare all'espulsione, secondo me, è riduttivo nei confronti della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Anche in 10 abbiamo offerto una prestazione ottima, per lunghi tratti abbiamo fatto nella gara senza preoccuparci che eravamo in meno. Ci ha penalizzato, ecco, un paio d'attenzioni, specialmente nei gol, ma fino all'1-0 siamo stati in corsa per cercare di agguantare il risultato. Ecco, abbiamo visto un Maciocca lì davanti, pochi palloni Mi riallaccio alla prima domanda. Allora, eravamo in 10, è normale che Maciocca non aveva il supporto di Alfonsi, perché Maurizio oggi si è sacrificato da esterno, quindi andava fatta una partita, insomma, tatticamente perfetta. L'abbiamo fatta, abbiamo avuto due piccole sbavature che ci sono costate care. È normale che quando sei in 10 non puoi offendere come in 11, però noi a livello di manovra siamo stati bravi, abbiamo messo tanto cuore e tanto impegno. Ecco, cosa si aspetta da questa stagione? Io mi aspetto prestazioni come quelle di oggi, come impegno, come obbligazione. È normale che il campionato è duro, la Serie D è un campionato dove appena sbagli vieni punito, e la dimostrazione è stata la gara di oggi. Dobbiamo cercare di limitare queste cose che ci penalizzano, e anche alla fine dobbiamo crederci fino in fondo. Le gare, fino a che l'arbitro non fa i tre fischi, non sono mai finite. C'eravamo quasi quasi riusciti, poi purtroppo il secondo gol ci ha tagliato.